Salve, siamo Daniele e Emanuela. Stamattina siamo partiti da Rovigno e adesso stiamo andando. Proveremo ad andare a vedere il Lyon Fjord vicino Rovigno. Sono le ultime ore qui in Croazia, poi torneremo in Italia. Vediamo che riusciamo a fare. Stamattina la giornata è bellissima, c'è il tempo veramente bello e l'aria è un po' frizzantina. Emanuela? Sì, Sì? andiamo a vedere l'unico fiordo della Croazia. Dovrebbe essere l'unico fiordo della Croazia. Allora, secondo me qua sotto si può... No, qua no. Eccoci qua sulla parte finale del fiordo. Il posto è molto bello. E il posto è famoso perché ci sono delle installazioni per la produzione di ostriche. Non so quanto possano essere buone, ma comunque ostriche. Piccole imbarcazioni. Verso di là c'è l'uscita del fiordo che poi arriva sull'Adriatico. La Tenerona. È carino il posto. C'è una strada che sale sulla strada principale, ma è uno sterrato molto, molto pietroso, non credo che lo farò ritorno indietro, tanto è 1 chilometro, niente di che. È vietato ancorare, è vietato nuotare, subacquare. Moto scafare, insomma, vietato tutto qui. Ciao Fiordo! Non sarai mai bello come la mia Emanuela. Questo è Orsera, il porticciolo. Famoso per il suo pesce, per le sue grigliate, almeno una volta, ora non so se distruggono. Guarda, una nave con una barca che si chiama Emanuela, come te, amore. E qua siamo a Umago. Un'altra cittadina croata sulla costa. Questo è il centro, un passaggino veloce. Una grande stufa chiara tedesca. Questa è la piazza centrale, bella. Bello questo posto, eh? Sì, è carino. Bene, siamo approdati in questa area pedonale di Umago. Questa è la spiaggia di Umago, veramente bella, facile da balneare, per scendere. E lì in fondo si vede l'accesso per le persone disabili. Una grande attenzione quindi anche per la disabilità. Posto molto bello, noi siamo bellissimi, amore. L'acqua è cristallina. Il posto ci piace. Questi ristoranti in riva al mare veramente ispirano, sono veramente belli. Sono contento di aver fatto questa tappa perché è veramente un posto molto molto bello. Questa è la parte più turistica balneare. La parte portuale è giusto dietro la chiesa, dall'altra parte, si vede il campanile dove siamo passati poc'anzi. Veramente bello. Poi il mare, che lo dico a fare, stupendo. Beh, mi sa che il nostro viaggio sta per finire qui, la nostra Croazia 2023 sta per finire. Non so se faremo altre riprese più avanti. Che dice, Monero? La chiudiamo qui? Vediamo, non escludiamo nulla. Non escludiamo nulla. Tra 40 km saremo a Trieste, quindi in Italia, diciamo a casa. E anche questa volta è stata una bella avventura, sicuramente, ricca di emozioni, nonostante i pochi giorni. La Croazia non delude mai. Un po' come la Grecia. Un po' come? La Grecia. Stato un ottimo viaggio, anche perché abbiamo potuto testare le giacche nuove, sulle quali vorrei fare una recensione a breve per aiutare
i nostri colleghi motociclisti nella scelta di un completo laminato. Aspettiamo, magari due parole le spendiamo più avanti.